Allora, ci siete? 1, 2, 3. Ok, bene, bene. Vieni un po' meglio così. Ok, andiamo così? Si sente? Si sente? Però è meglio brutto. Ok, bene, ciao Ettore. Come state? Bene. Bene, bene o bene, bene? Bene, bene, bene. Vi è mai capitato qualche mattina di alzarvi così? A chi è capitato? Ciao Nicolò. Bene. E cosa avete fatto? Non basta. Ok, prima di cominciare, come al solito, vado a caccia di facce nuove, di nuovi promoter, vediamo un po'. Mi hanno detto che c'è una certa Antonella che la nuova promoter. Un applauso ad Antonella! Bella, Antonella! Tanto è arrivata anche Francesco, con calma, non ti preoccupare. Eccola, un altro applauso ad Antonella. Allora, nome e pronome, che cosa fai nella vita, perché hai scelto Valle e cosa ti aspetti da Valle? Allora, mi chiamo Antonella Lamanna, nella vita sono impiegata, lavoro con mio ex marito. E niente, da Bari mi aspetto tante cose belle, di cambiare un pochino la mia vita, perché sono un po' annoiata, un po' stanca, quindi era da tempo che cercavo qualcosa di nuovo, un altro lavoro, qualcosa che appunto potesse dare un po' di vitalità, un pochino proprio così. Ho conosciuto Laura, niente, prima sono diventata cliente, sono ottimi, e poi ho deciso di buttarmi. Bene. E quindi mi aspetto tanto successo per me e per Vaisalus. Ok, quindi se avete un'amica che si chiama Antonella ed è insoddisfatta della vita perché cerca un po' di, ha un ex marito, lavora con l'ex marito, sappiate che è una potenziale promotore. Okay. Bene, grazie. Ciao. Ok, comunque Vaisalus non esiste più. Ricordatelo. Ah, ho già sbagliato. No, ma non hai sbagliato tu. È che c'è Vai Italia, perché Vaisalus è un marchio registrato in Europa da un'altra azienda, l'ha registrato 800 milioni di anni fa e niente, non si può usare, quindi siamo Vai Italia. Ok? Bene. Antonella è andata. Adesso vediamo un po' se c'è qualche altra. Un applauso Michael! Ciao a tutti, mi chiamo Marco Romano e fondamentalmente ancora non so proprio nulla di fare. Neanche lo perché mi ha portato il telefono con me. Lo stesso martedì che sono venuto alla serata e purtroppo sono venuto a Vitality senza andare a fare nulla e ci sta piacendo, sono interessato, nella vita sono amici del gruppo aziendale e vorrei dare giù. Un applauso Michael! Perché è importante la presentazione? Intanto comunque arrivi all'interno della community e chiunque è il? E questo è molto importante. E poi comunque ti presenti, ti fai conoscere e prendi, cominciate a prendere un po' di dimestichezza proprio il palco. Perché se volete crescere, la cosa che vi consiglio è arrivare più velocemente possibile qua a parlare. Che sia una testimonianza, che sia una presentazione, che sia qualcosa d'altro, perché tanto acquisite la vostra sicurezza e create la vostra storia per raccontarti, perché noi vendiamo storie, non frullati, mi dispiace. Se qualcuno pensa di vendere frullati della Vaisalus, no? Anche Vaisalus, no. Noi vendiamo storie e come tali le creiamo qua. E quando noi creiamo la nostra storia, le persone vedono la nostra storia, siamo visibili. Immaginate stasera di avere degli ospiti che mi vedono lì e dico: oh, Michael, è quello che ha invitato me. Vi dà prestigio, ok? Detto questo, intestiamoci un attimino, perché c'è poco da essere felici. Guarda il tempo, il governo. Si poteva stare, si stava meglio come si stava peggio. Non c'è più la mezza stagione.
La crisi, discorsi d'ascensore. Quando va giù, da cantiere è così. Esatto. Secondo me, quello lì non sta facendo un bel lavoro. Volesti a Scarlini, secondo me non sta facendo un bel lavoro. Senta, l'ha già fatto. Chi è che non è un numero di voi dentro di voi? Bene. A parte questo, vi va di iniziare. Sì. Vi va di stare attenti. Sì. Vi va di crescere. Sì. E allora cosa dovete fare? No. Vivere quello che vi andrò a dire. Stasera farò una formazione che è stata richiesta più voci, non so, nella mia testa, sono le vocine. Mi hanno detto, Vito, perché non ci parli di come si gestiscono gli stati emotivi, come si fa a trovare l'entusiasmo dentro di sé? E io ho detto, quasi. Vi piace l'idea? Mi piace. A te ti piace? Ok, bene. Abbiamo scelta? Sì. Abbiamo scelta, sì. Chi è che vuole un altro argomento? Tipo, non so, parlare di calcio, di tempo. Tu? Dove sapere? Sei te? Giovanni, Sampdorino, Sampdoriano, dove sei? Io bene, Sampdoriano, Sampdorino, no, la seconda, Dorino, genovese, sei genovese, Giovanni. Ok, qualcuno ha un argomento da suggerire? Bravo, questa è una domanda che mi fanno spesso, come motivare la gente, che ti interessa? Bene, potete uscire tutti quanti perché non potete motivare nessuno voi. C'è un segreto, brava. Il segreto è, se voi non siete motivati, il lavoro che facevo prima, facevo il coach, chiamato un po' come volete, prego, e intanto lui dice, ma tu sei quello che motiva le persone. No, io non le motivo le persone, io posso aiutare le persone a trovare quello strumento dentro di sé per automotivarsi. Ma è facile automotivarsi? Alzate di mano? Cioè neanche De Neon si automotiva, che è successo di tutto? È facile? No, perché non è facile? Ok. E basta tenere la spinta. Tanto qualcuno mi chiede, ma tu hai saputo del no? E aspettate, questa è bella. Mi chiama Mario, cioè Ambrosio, mi chiama, sono preoccupato. Oh Vito, dimmi, come stai? Bene. Ma cos'è che mi hai detto? Mi hai detto, ma tutto a posto? Mi hai detto, sì, tutto a posto. Perché? Perché? No, io ho chiuso la brescia. A casa della brescia. È una brescia, non è sempre che me ne fregava a me. Sì, io non seguo tre giornali, non seguo. Ma poi c'è una cosa. Sì, che capito, ma non ero preoccupato per la pioggia. Cioè. No, a Brescia c'era il sole, non mi frega mai di. No, c'è una cosa che è molto importante, vero, per la motivazione e l'ambiente che noi frequentiamo. Sapete che Facebook ha un algoritmo che vi fa vedere le informazioni e le notizie in base a quelle che sono le vostre richieste in rete, in base a quello che voi cercate su Google e in base anche in base alle vostre connessioni di amici. Lo sapevate? Sapete che io non ho sulla mia pagina, sulla timeline, quelle cose che arrivano a caso, le pubblicità sponsorizzate, non ho notizie di cronaca. Io non conosco la cronaca perché non vedo notizie di cronaca. Perché? Perché consciamente o inconsciamente io scelgo quello che voglio vedere. E per l'automotivazione è fondamentale sapere che decidiamo noi se motivarci, decidiamo noi se non motivarci, decidiamo noi se lasciarci demotivare o se lasciarci motivare, ma di base non c'è mai nessuno che decide per noi, siamo sempre noi che abbiamo la libera scelta di o entusiasmarci o deprimerci. Ed è una delle cose più difficili da metabolizzare, perché quando ti rendi conto della responsabilità, e c'era, adesso non so più se era Gandhi o un altro, o forse Mandela, uno dei due, uno dei corpi dei due, dice non siamo sempre responsabili di quello che ci capita, ma siamo responsabili di come rispondiamo a quello che ci capita. Ok? Quindi a volte gli imprevisti arrivano. Chi è che non ha imprevisti? Chi è che non ce li ha?
quindi gli imprevisti arrivano, però noi dobbiamo essere bravi a gestire l'imprevisto. Come? Attraverso lo stato emotivo. È fattibile? Sì. È facile? No. Ok, prima di iniziare vi ricordo della giornata pazzesca che sarà domenica ad Alessandria, l'Opportunity Day. Qualcuno di voi so che si è già iscritto, saremo io, la dottoressa Monica Cagnoli, la conoscete? Sì. E un omino che grazie al suo stato emotivo ha cambiato la vita di migliaia di persone in Italia e non solo. Tutto è partito da lì. E c'è una cosa che ho già detto altre volte. Niente, però. Che, ma non è quello che canta quello di Zelig. È una cosa che ho già detto altre volte, ma la ripeto anche oggi. Nick Sarnicola, sapete perché ha scelto Fabio? Sapete perché ha dato l'incarico? Non è che ha scelto Fabio. Io vorrei affidarti a Italia. No, Fabio si è conquistata sul campo sta roba qua, Lo sapevate? Certo. Che è partito da solo, con uno sponsor che ha smesso. Immaginate uno sponsor che ha smesso, come sarà contento adesso. Porca miseria. Adesso la nostra upline è Kyle Passetti, conoscete Kyle Passetti? Sì. E Mike Ray, che sono le nostre upline. Cioè prima Mike, poi Kyle? No, prima Kyle, poi Mike. Cioè Mike ha sponsorizzato Kyle, più stupido. Sai com'è? Si sente male? Sono uniti, che vuol dire? Hanno un unico codice, ma stanno insieme. Sono una coppia? Ah, sono una coppia! Hai capito! Vabbè, comunque. Non riuscivo a capire, scusami. Ok, quindi è lui che ha portato Vai in Italia, se l'è conquistata tutta. E Nick Sarnicola, sapete perché ha scelto Fabio? Ha detto: io non l'ho scelto perché era più bravo, perché più bravi di lui ce ne erano tanti. Io l'ho scelto perché era quello che aveva la migliore capacità di gestione degli stati emotivi. Perché per lanciare uno, voi pensate a lanciare Genova, ma pensate di lanciare una nazione e un continente. Secondo voi saper gestire lo stato emotivo è necessario o no? Secondo voi è andato tutto bene? Avrà avuto dei problemi, ma secondo voi i problemi che ha avuto lui rispetto a quelli che avete voi nella quotidianità? Il promoter che non vi risponde, il cliente che si arrabbia perché gli è partito l'ordine, il cliente che si è arrabbiato, ma mi avevi detto che c'erano 27 grammi di crunch e invece ne ho trovati 31, camisera. Sì, perché poi si attaccano, quando c'è la mentite e crea, prima nasce qua dentro, ti attacchi a qualunque cosa, a qualunque cosa. Voi siete così ogni tanto? Sì, perché quando vi viene la mentite che non siete, che non siete consapevoli di come gestirla, vi fate prendere la mentite. E anche voi diventate quelle persone che tanto odiate intorno a voi negative. Perché voi le odiate le persone vicino a voi, perché qualcuno tanto dice: ah, oh, ma se io vivessi in quell'ambiente, se io vivessi in un posto come vivi te, uno, chi te lo impedisce? Due, se sei lì, fai qualcosa per fare in maniera tale non farti toccare. Puoi cambiare il tuo posto di lavoro? Sì. Lo puoi cambiare immediatamente? No. Ma mentre sei nel tuo posto di lavoro, puoi vivere il tuo posto di lavoro in maniera diversa? Sì. Dipenderà tutto da come voi vivrete la vostra realtà, la vostra ambiente, perché a parità d'ambiente sono persone che arrivano dallo stesso ambiente e hanno risultati completamente differenti uno rispetto all'altro. Perché? Quindi l'ambiente è determinante, può aiutare, può aiutare, ma non è determinante l'ambiente. Ho iniziato sul mio profilo professionale, che è un po' come vedete sulla fanpage, una ricerca di storie di successo, di persone che potevano...
Ho sentito un... Fuori? Ah, ok. Bene. E ho incominciato una ricerca di storie di persone che potevano mollare e invece non hanno mollato. Oggi ho messo la storia di Rowan Atkinson. Chi lo conosce? Mr. Bean. Sapete che è stato scartato dai provini, non lo facevano andare in televisione perché era balbuziente e aveva delle strane espressioni facciali. Quanti di voi avrebbero smesso? Lui ha trasformato suo difetto, quello che per le altre persone ha considerato un difetto, in un punto di forza. Si è creato il suo personaggio. Poteva mollare, come io facevo faccio. Poteva mollare? Sì. Però, poteva dire, sono sfortunato, sono andato a tutti i provini, mi hanno scartato, nessuno mi vuole, sono piccolo, nero e brutto, mi chiamo Carlo Nero, c'ho l'uovo di le guscio in testa. Invece cosa ha fatto lui? E chi è che lo conosce? Nicolas Vucic, grazie per la mano. Atleta? Non proprio. Conosci, sai chi è? No, però dal nome. No. Nicolas Vucic è un ragazzo che è nato senza gambe e senza braccia. No, non facile, ha fatto un film che si calcia con la farfalla. Vi consiglio di vederlo, non ve lo faccio vedere adesso perché è molto lungo il film. Allora, lui ha detto che ha passato una parte della sua vita a chiedersi Dio perché a me. Continuava a farsi la domanda, Dio perché a me? Perché a me? E invece poi quando ha cambiato la domanda è, che cosa posso fare così? Come posso essere utile così? Ha cambiato il suo mindset ed è diventato uno dei formatori più pagati, più ricercati al mondo. Quindi anche per essere dei formatori, per essere persone che ispirano le altre persone, non bisogna avere né gambe né braccia. Sei d'accordo? Non bisogna neanche avere una buona parlantina. Bisogna avere un qualcosa che tutti hanno, ma pochi usano, che è l'entusiasmo. Senza quello non c'è invito perfetto, non c'è formula perfetta. Cioè potete studiare, fare tutto quello che volete, ma senza entusiasmo siete morti. No, siete morti. Siete morti. L'entusiasmo è l'energia vitale. Senza quella? E secondo voi per lanciare una piazza ce ne vuole entusiasmo? Secondo voi ne ha avuto entusiasmo? Secondo voi ne ha ancora entusiasmo? Quindi ci vogliono capacità? Ci vuole l'esperienza? Ci vuole l'ambiente? Possono aiutare, ma ci vuole soprattutto? Entusiasmo. Soprattutto? Entusiasmo. Ma chi trova l'entusiasmo? Entusiasmo? Entusiasmo! Entusiasti? Entusiasmo! Capite che la fisiologia cambia? A me ti dico, dai, devo essere, oggi lo so, devo essere positivo, devo mettere energia nelle cose. Cosa stanno? Perché non avete mai fatto ashtanga yoga, se no sareste tutto croccato lì. Camisetta, chi è che la fa? Cioè io ci sto provando, non è che ce la faccio. Ma penso, ottimo, va bene. Ok, come si fa a trovare l'entusiasmo? Adesso toccherò uno di voi, perché farò delle cose, dirò delle cose, e so già che qualcuno dovrebbe già me, no, non tocca a te. Perché dirò delle cose che magari dentro di voi daranno un certo risultato, ok? Che ne sono? 7:10. Un quarto alle 8 via che mi fa da ok, un quarto alle 8 vi aspetto perché dobbiamo preparare le testimonianze e tutto. Abbiamo un'oretta bella piena. Vi consiglio di partire con questo viaggio, allacciare le cinture e scendere poi quando alla prossima stazione. Ok? Quindi alcune cose a qualcuno toccheranno. A qualcuno non ne fregherà niente. Qualcuno starà pensando a lasciato la pietra di fagioli sulle. Non lo so. Però. Se vi toccano, se non vi toccano, si può attaccare la rivoluzionata. La
l'aria condizionata ci hanno detto che... Allora apriamo tutto di là. Eh? Era quello che stavo proponendo. Apriamo tutto di là. Non è permesso okay. A livello proprio... Ok, ma oggi abbiamo già avuto un po' di... Ok, bene. Ci senta pure che suona. Oh, ciao. Proposta. Com'è il tuo stato emotivo? Up and down. Ah, bene. No, bravo. No, super up. Male, non è vero? Allora, la prima cosa da fare è... Allora. Io non so, ve le metto un po' a caso. Qualcosa abbiamo già visto nelle altre volte, però volevo mettere tutto insieme e darvi uno strumento che vi possa essere utile da subito. Uno strumento che però sappiate che è pesantissimo perché vi dà molta responsabilità in mano. Perché quando capite che dipende da voi, sono volatili per diabetici. Ok? Tu non ti preoccupare, Marco. Cioè, se ai nuovi dico qualcosa di stato, gli altri mi conoscono, però sappiate che adesso sei di nuovo, sei già usata, se c'eri già l'altra volta. Ok, così. E sì, c'era già l'altra volta. Lui è nuovo, lo vedete che c'è ancora il cellophane? È un nuovo promoter. Cioè, siamo come i divani. Profuma di nuovo come la macchina. Ok. Profuma di nuovo? Non posso sentire? Profuma. Profuma. Ok. La prima cosa da... Ci dico delle cavolate, tu Elena, bloccami, eh? Ok. Prima cosa fondamentale. E questo fa parte della natura. Noi abbiamo stati emotivi. Positivi. Chiamateli un po' come volete, alti, bassi, cioè alti, oppure stati emotivi, bassi, ok? Sei d'accordo? O emozioni inferiori e emozioni superiori, ok? Quindi è normale avere momenti up e momenti down. Se voi per caso non ce li avete, siete morti, vuol dire che non state vivendo. Avete presente un tracciato di un elettrocardiogramma? Come fa? Quando fa? Cosa vuol dire che è? Adios, sei passato a migliore, a un altro livello, ok? Quindi a volte al mattino ci si alza qua, ma anche durante la giornata si sta qua. Però qual è il problema? Che siccome noi non siamo responsabili di quello che ci accade, ma siamo responsabili di come reagiamo a quello che ci accade, secondo voi davanti a una situazione non positiva, se siamo qua, come reagiamo? Male. Siamo qua? Bene. Qua troviamo soluzione, qua troviamo la mente dei problemi, ma tutti noi, tutti, chi più chi meno. Il problema è quando non ti rendi conto che sei qua. Quindi la prima regola da non dimenticare mai è che nella natura abbiamo alti e bassi. Normale, se non li avessimo saremmo morti, ok? Solo che quando sei qua, per andare qua, ci vuole un qualcosa che voi potete trovare nello strumento più importante che il nostro promoter vai a disposizione, che è quel fogliettino che voi fate quando entrate, che si chiama? Perché è il sogno, è lì. E vi spiego come. Chi è che lo vuole sapere oltre a me? Ce lo spieghi Francesca? Allora, ok. Come si chiama l'entusiasmo? L'energia massima, l'abbiamo detto prima, come si chiama? Entusiasmo, ok. Ne abbiamo già parlato dell'entusiasmo, vero? Però non abbiamo aggiunto il passaggio successivo. Ne abbiamo già parlato di entusiasmo qua o no? No? Sì, ok. Che cosa vuol dire? Chi è che ha studiato greco e latino? Chi è che sono i secchioni qua? Bene, ok. Che cosa vuol dire entusiasmo? Etimologia della parola entusiasmo? Enteos, quindi? No. No, eu è en. En teo, eu è buono. Quindi c'è l'eustress e il destress. Dio dentro. Dio dentro. Parola deriva dal greco. Dio dentro inteso. Dionisio, il dio dell'estasi.
L'entusiasmo vuol dire aver dentro estasi. Cioè, avete presente quando vi alzate in quei momenti, quelle giornate che va tutto bene, che siete... quando vi siete iscritti, quando siete abitati con Bollini che vi dice ci vuole coraggio, com'è quello momento? Perché sentite dentro di voi il potere, sentite dentro di voi, adesso apri una parentesi, non vogliate, cioè nel senso è, apri una parentesi, sentite il potere divino dentro di voi, vi sentite parte di tutto, avere quell'energia che siete pronti a, cioè quelle mattine, adesso da domani trapano tutte le gallerie che trovo, da domani gli stanovi li chiamo tutti, tutti, il giorno dopo li chiami? Perché? Perché? Per quanto sei, ti ricordi di quel no che hai preso? E lì? Ma cavolo, ma se fino a un secondo fa ce l'avevi entusiasmo, che cosa ti è successo? Hai visto nella tua testa un'immagine mentale che ti ha fatto cambiare completamente il tuo stato emotivo, perché le nostre emozioni sono una conseguenza della nostra raffigurazione, di quello che noi vediamo o presumiamo di vedere. Perché siete qua, immaginate, chiamo tutti, mi vedo già Ambassador, Blake e Nick che mi prendono a braccetto e mi portano in giro, eh? Avete mai avuto questa visione? Io sì. E la sto realizzando comunque, eh? E vai vai, come avete quell'immagine mentale, vi vedete al Vitality con 7 giacche nere addosso, perché mi sembra che una non basta, con tutti che vi applaudono, vedete la vostra vita cambiata, vi vedete su un panfilo, vi vedete con gli uomini, non so cosa, vi vedete voi donne, ve lo dico, e poi lì quell'immagine lì cosa vi dà? Estasi o vi dà depressione? Cosa vi dà quell'immagine lì? Bene. Chiamo tutti, so che se chiamo 100.000 persone sarò lì. E poi il giorno dopo siete lì da soli, prendete in mano il telefono, come toccate il telefono, vi viene in mente quell'immagine di quella volta che il vostro fratello, vostra sorella, il vostro amico vi ha detto di no. E il vostro estasi va? Ti è mai capitata questa roba qua? Si chiamano montagne rosse emotive. Up! E poi venite qua la formazione e domani vi risuona? Sì. E come si fa? Trasformazione settimana. Ve lo dico la prossima volta. Va bene? Grazie per avermi detto. Grazie. E c'è una cosa per volta, non è che possiamo. Ok. Entusiasmo e l'altra, l'emozione inferiore, come si chiama? Depressione. Che te l'ha detta? Bravo. Depressione. No, ma con la voce giusta hai detto. Depressione. No, entusiasmo. Come stai oggi? Pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio. Ok. Quindi la depressione è... lo stato più basso, è lo stato di... è ovvio che quelli veri depressi che sono qua sono dissociati completamente dalla realtà, corretto Elena, e c'è niente da fare. Anche se si trovano davanti, cioè ormai la loro vita, nella loro testa, il loro film è adesso passatemi la battuta pessimismo e fastidio, anche se hanno la possibilità di cambiare la loro vita, loro non riescono più a cambiarla, perché ormai il loro film è quello, il loro film è quello. E c'è una cosa che mi fa venire i brividi a pensarci, che è il mal di vivere un pochettino. Immaginate a Robin Williams. Robin Williams era malato di questa malattia qua, è una malattia invisibile, una malattia che non si vede, ma ti massacra, ti logora. E tu dici, cavolo, aveva tutto, però ce l'ha questo. E perché ce l'aveva? Perché non aveva più questo. E sappiate, prima cosa fondamentale, che esistono stati alti e bassi. Seconda cosa è che bisogna saperli riconoscere. Se non li sai riconoscere, non ti rendi conto, è inutile che fai finta di essere felice se quando sei in un periodo... rendi conto, no, oggi sono
come una tigre del Bengala. Oggi sono un tappetino, ma utilizzo tutti gli strumenti che sono in mio possesso per tornare qua. E l'alternanza crea uno stato di non vita, che è quello che voi augurate a tutte le persone. Sapete qual è quello stato che non va mai augurato a nessuno, neanche a un nemico? La serenità. La serenità è lo stato per eccellenza che fa più male. La serenità è quello stato dove ma tutto bene, non mi manca nulla. E come direbbe Einstein, non puoi stare fermo in bicicletta, devi continuare a pedalare, perché sennò cadi. Se tu sei sereno, cadi. Quindi io non vi augurerò mai serenità, perché vi farei solo del male. La serenità è quello stato di... È vero che l'alternanza c'è quel momento di serenità. C'è quel momento. Però... avete presente il time lapse? La giornata di cui una persona in time lapse. Ma questa è la nostra vita. E noi non ce ne rendiamo conto. Ma questa funzione noi ce l'abbiamo almeno 20-30 volte al giorno. C'è un momento che siamo up, un momento che c'è down. Up, down, up, down. L'importante è che noi troviamo il modo di tornare sempre qua. Si può? Sì, con l'abitudine si può e diventa un pochettino più facile. Se non siete abituati e non conoscete lo strumento, non ce la farete mai. Ma lo strumento lo do io. Cioè, lo do io. Faccio come le telenovela, sapete che arrivi lì che... La prossima puntata. Sono peggio di tutti, ci metterò almeno 7-8 anni per dirvi questa roba qua. Va bene? Bene, fate mi sposo, cioè, ci sposo, lasciamo. Con mia sorella, mia nonna, cioè, per quello, non si capisce più niente. Bene, andiamo avanti? È interessante? Sì. Ma anche perché poi quando trovate quella persona, ieri sera mi hanno chiesto, la nuova promoter, come posso portarla in sala, come posso motivarla? Siete arroganti se pensate di motivare una persona, siete proprio arroganti, non si può motivare nessuno, neanche Ambrogio. Vi lascio un momento di riflessione. Riflettete mai, intanto la vostra voce cosa dice? Il dialogo interiore cosa dice? Ed è quello che vi fotte. No, vi sto facendo capire che è quello che vi fotte. Perché quel dialogo interiore crea delle immagini mentali e quelle immagini mentali determinano il vostro stato emotivo. E quindi per cambiare lo stato emotivo bisogna cambiare? Sì, vi dirò quali sono le cose da fare tutti i giorni, ma tutti i giorni qualcuno te mi chiede, ma tutti i giorni, ma anche la domenica? No, la domenica no. Allora, dalle 8 del mattino all'1, poi c'è la pausa pranzo, poi dalle 4. Sabato domenica, vai per centri commerciali, vai a vedere la partita, cioè fai quelle cose che ti fanno bene. Ok, anche la domenica? Sì. La posologia è, posso dire posologia? Ogni volta che ne avete bisogno. Quindi, quanto cavolo volete. È chiaro questo schema qua? Ok? Vi rendete conto che a volte vi alzate e poi succede qualcosa? Perché quando vi succede qualcosa la vostra esperienza vi porta a pregiudicare la situazione. Quindi vi crea quell'immagine mentale che è utile? No. È utile? No. È utile? No. Mi chiedo a te. Come fate a venire a fare i vostri? È utile? È utile sì o no? Sì, è utile. È utile? Non lo so. Non mi ricordo più la domanda, cioè doveva essere utile. Mi parlate che sia utile, poi. Ok, bene. Partiamo da questo schema. Voglio schematizzarlo, quindi. Prima cosa, è tutto normale, ok? Quindi alti e bassi sono? Secondo passaggio è saper riconoscere il tuo stato emotivo. Ok, non prendetevi in giro. Vi ricordate che quando inizia la formazione oggi non l'ho fatto, la prima consiglio è non prendetevi in giro, ok? Perché se volete cambiare qualcosa dovete riconoscerlo.
non fate finta di niente, perché se fate finta di niente le cose non si risolvono. Non è che faccio, avete presente, c'era quella trasmissione di Bonolis che ha incastrato Peter Pan, avete visto? Sì. Sono fortissimi bambini, perché si nascondono e magari si mettevano così per il fatto che loro non lo vedevano e in teoria lui non lo vedeva. Quindi se voi vi nascondete non succede niente, ok? Non è che si risolve da sola la cosa, bisogna prendere in mano la situazione e affrontarla. Ragazzi, è così? Mi sento un marzullo oggi. Dato Vito Baudo, Vito Marzullo. Ok. Quindi, secondo riconoscere, terzo, vi do uno strumento che è legato alle immagini mentali, perché poi alla fine, chi è che ha seguito la formazione? Chi è che c'era al Vitality? Anzi no, chi è che non c'era? Ok ragazzi, mi fate lo spazio che escono. Allora, tenete sulla mano, chi è che non c'era al Vitality? Ok. Allora, avete preso già il biglietto per il nuovo Vitality? Se ce l'avete preso, se l'avete preso, mettete sulla mano. Se non l'avete ancora preso, tenete sulla mano. Ok, tre, ben tre, ci possiamo eliminare stasera, sì, tre sì, non succede niente. C'è lavoro qui, no? C'è proprio una bella lastra. Cioè, Lorenzo lo vedremo parte del pavé, eh? Vai. Ok. C'era, perché ho detto questo? Perché c'era Roberto Re, che ha parlato, mi sembra, della gestione dei stati emotivi, immagini mentali. Poi anche Francesco ha fatto l'esempio del limone. Ok? Bene. Quindi tutto nasce lì. Vediamo un po'. Che limone? Del limone? Francesco. No, Francesco, non tu. Da Francesco Comito, non tu, cosa sei? Ok, allora. Tutto nasce da qua. Ci sono. Secondo voi se chiediamo un pennarello o chiediamo troppo? Già. Che avevo paura che mi aumenti il prezzo della fine. Comprare 100 euro, ecco. Allora, partiamo dai due da tutto ciò che genera il tutto. Ok, noi abbiamo due cose: o sogniamo o viviamo di bisogni. O viviamo per realizzare i sogni o viviamo per soddisfare i bisogni, ok? Chiaro? Quindi qua c'è tutto quello che la parola chiave è che devo fare. Qua c'è tutto il devo, ok? Tutte le parole che, tutte le situazioni che rispondono al comando devo sono dietro a un bisogno. Devo fare promoter, devo fare chiamate, devo fare. È un bisogno. Quanto? 200? 150? 200. Gianluca, sono 200 euro, me ne portate due. Torta di riso? Sì. Ok, ovviamente. Ok. Quante cose fate nell'arco della giornata per devo? E quando pensi, devo fare una cosa, lo sapete motivo è? Eh? Oh, oh. Com'è? Quando pensate a devo fare quella cosa, eh? Oh. Com'è? Eh? Oh. Per te, eh? Da, app. Quando ci devo? Wow! Però, mi fa piacere. Per la maggior parte delle persone, eh? Quindi qua corrisponde la parola chiave è devo. Ok. Invece la parola legata al sogno è? Voglio. Posso? Chi ha detto posso? Il passaggio dopo. Prima è voglio. Voglio, tecnicamente è voglio, posso, sono. Quindi voglio quella cosa, posso farla, l'ho fatta. Ok, quindi pensate a qualcosa che dite voglio. Voglio andare in vacanza. Devo andare in vacanza. Sempre vacanze è, però che tipo di stato emotivo gli collegate vicino? Devo andare in vacanza perché non ce la faccio più. Voglio andare in vacanza perché voglio
fare una nuova esperienza, voglio conoscere nuove persone, voglio vedere posti nuovi, ho bisogno assolutamente di una vacanza. E quando ti dici ho bisogno di assolutamente di una vacanza, quando vai in vacanza è la vacanza di? Perché? Sei partita con la parola? Devo. Bisogno. E non è la vacanza che ti cambia la vita, è quello stato emotivo che voi collegate alla vacanza. Perché è il posto uguale. Ma vi è mai capitato di, prima di scegliere una struttura, di andare a vedere le recensioni? C'è gente che dice, fighissimo, camerieri gentilissimi, la cucina impeccabile, la pulizia, e poi gli altri, no, i camerieri scontenti, la cucina fa cagare, e cadono i topi dal bar, cioè. Oh, ma ragazzi, è lo stesso posto. Perché? C'è qualcuno che la vede così, c'è qualcuno che la vede così. La realtà è uguale, la realtà sta negli occhi di chi la guarda. E anche voi, come interpretate la giornata? Quella giornata di M, per me è una giornata meravigliosa. Cosa c'è? L'osservatore. Sì, è vero. Però qua abbiamo... Chi è? Dottor Quantum. Bravo! Non lo so. Sapete cos'è quanto? Quantum, l'energia, la fisica quantistica, chi la conosce per me? Bene, poi un giorno ne parleremo forse. Tanto già per questo argomento qua che ci vorrà. È peggio che un parto trigemellare. Sapete perché faccio le pause? Perché serve per metabolizzare. Perché c'è una parte, e infatti, e ogni tanto io vado un po' veloce nelle cose, perché è normale che mi parta l'embolo, soprattutto quando. Però poi, quando me ne rendo conto, a volte no, quando me ne rendo conto, rallento. Perché noi abbiamo due insiemi, dico una cosa che c'entra, ma vi serve perché sapere come funziona il nostro cervello è di vitale importanza. Abbiamo la parte sinistra, la parte logica, che ascolta le parole. Che ascolta le parole, va a pensare le parole, e invece c'è la parte destra, che è emotiva, che ascolta le pause. Ascolta le pause, ascolta le emozioni, e la combinazione dei due emisferi ci dà wow. Quindi quando parlate, ricordatevelo, anche io me lo ricordo, non sempre, che bisogna parlare con tranquillità perché serve per far metabolizzare l'informazione. Ok? Serve anche per... Non metabolizzate troppo, però stasera. Perché sennò mi viene sonno. Bene, quindi, dove siamo arrivati? Parola chiave? Voglio. Guarda, mettiamo i verdi, là non avevamo date prima, voglio. Ok. Quando pensate a qualcosa che dovete fare, perché devo? Che cosa vuol dire devo? Il sottotitolo è: se non faccio quella cosa, la mia vita peggiora. Chiaro? Devo cambiare lavoro, perché se non cambio lavoro, la mia vita peggiora. E che cosa succede alla mia mente? Avrò scenari catastrofici. Quale inizia con la in Egitto? Catastrofico. Com'è? Catastrofia. No, catastrofico. Vabbè. Com'è? Quindi la parola devo, la parola bisogno è, sottotitolo è, se non faccio quella cosa lì, la mia vita peggiora. Devo fare le telefonate, perché se non le faccio, non salgo di qualifica, non prendo il bonus, non guadagno, non cambio lavoro, tutti i miei amici mi dicono che avevano ragione loro, tutta la mia famiglia mi dirà, hai visto che te l'avevo detto? Sì, la vostra paura è lì, legata a quella roba lì. E se non la togliete, la depressione vi accompagnerà per molto, sarà vostra amica. Perché ogni volta che... E attenzione, che diventa sempre più pesante, perché chiamo Francesca e Francesca mi dice di no, che miseria. E vedo, immaginate se questo qui è il mio obiettivo, mi fai l'obiettivo un attimino lì? Immaginate una cosa fisica, no, che ogni volta che devo e non ce la faccio succede questo. Chiamo, mi rispondi no. Chiamo, mi rispondi di no. Non mi risponde neanche. Chiamo, ma intanto mi dice di no. E mi dice di? No. Chiamo e mi dice di no. Ogni volta che... Se invece avete il sogno,
dentro, chiamo, mi dici no e chi se ne frega, la chiamo un altro. Chiamo, mi dici no e chi se ne frega, la chiamo un altro. Chiamo, mi dici di no e chi se ne frega, prima o poi ottengo qualche sì. E raggiungo l'obiettivo grazie a te. L'obiettivo sensibile. Dovete immaginare il vostro obiettivo come una cosa fisica. Ogni telefonata che fate, vi avvicinate. Ogni volta che non fate quella telefonata, vi allontanate. Ma dovete vederlo in maniera bella. Però deve essere quella cosa che vi sprona ad andare avanti. Non che dovete farlo, ma che volete farlo per raggiungere l'obiettivo. Quindi non pensate che devo fare, no, voglio fare quella cosa perché mi voglio avvicinare all'obiettivo. Voglio. Ma che differenza c'è tra dire devo chiamare persone e voglio chiamare persone? Cioè alla fine è sempre chiamare persone, però gli aggiungete un carico emotivo che è completamente differente. Chiaro? Sì. Devo cambiare lavoro? Voglio cambiare lavoro. Devo cambiare lavoro perché nella mia testa cosa si crea? Quelli mindset, ci sono tutti quelli che mi tirano le carte in testa, che mi fanno stare male, ok? Vero? Voglio cambiare lavoro e cominciate a vedere un lavoro migliore. Cioè il vostro cervello risponde a delle domande precise, quindi le vostre immagini mentali sono completamente differenti tra ho bisogno e sogno, voglio e devo. Chiaro? Ok. Quindi, quando penso alla parola devo, bisogno, vi ho detto che le emozioni sono, cioè le immagini sono. Ok, secondo voi il vostro stato d'animo come sarà? Io lo metto proprio giusto così. Preoccupazione. Può essere? Quindi mi preoccupo di non riuscire a soddisfare quella cosa lì. Tra l'altro nella parola preoccupazione, che un giorno ci pensavo, ho detto, ma pensa a te le parole quanto. Occupo prima la mia mente con un qualcosa che probabilmente non avverrà mai. Attenzione, ma anche se non avvenisse nella realtà, siccome voi l'avete vissuta nella vostra mente, è già successa, voi la vivete come tale. E quindi lo stato emotivo è sempre più? Sempre più? Invece, quando pensiamo al sogno, com'è? Siamo preoccupati o siamo? Entusiasmo, desiderio, chiamatelo un po' come volete, comunque emozioni superiori o inferiori? Mi piace la parola desiderio? Sì. Solo che c'è un problema proprio nella conformazione, nell'educazione dell'essere umano, che le persone non sognano più. Sapete quante persone mi hanno detto, ma io ho paura di sognare? Perché tutte le volte che ho sognato ho preso delle baccate? No, perché tu non hai sognato, tu hai bisognato. È diverso. Hai bisognato, non hai sognato. Perché non è un sogno, è un sogno, scusate, è un bisogno travestito da sogno. Perché se tu hai veramente un sogno, prima o poi lo realizzi. È un bisogno travestito da sogno e quindi per forza che lo realizzi. Poi perché i genitori ti hanno detto ma smetti di sognare, torna coi piedi per terra. Chi te lo fa fare? Infatti io quando vedo nel network persone che lavorano in coppia, madre e figlio, ma cioè genitori con i figli, per me è cioè, bingo. Perché un genitore che aiuta il figlio a realizzare i propri sogni. Com'è? Che valore ha? No. O le coppie? Network o divide o unisce? Il network o divide o unisce? No, ci può anche essere un unisce. Cioè, o divide o unisce? Ma la speranza non è su tutto controllo. Quanti di voi hanno la famiglia che si oppone a questo? No, alzo la mano non perché, ma per farvi sentire meno. Ok. Vero? Chi è che mi sta dicendo delle balle? Che non è vero? Cioè, avete, gli altri erano tutti della famiglia che li appoggia? Tutti? Beh, tu sì, beh. Alessia? No, Alessia, beh, dico di sì perché ho certificato, ho messo il bollino. All'inizio non era così, vero Alessia? 5 mesi. 5 mesi che suo papà non voleva saperne. E suo papà adesso è uno dei primi ad arrivare in sala. Vero, come è stato un grande desiderio di
Ma tu hai un grande desiderio di avere vicino? Quanto hai desiderato avere vicino? E l'hai? Perché noi alla fine attiriamo tutto quello che o vogliamo o che temiamo. Dipende sempre da dove vi settate voi. Noi attiriamo due cose, o quello che desideriamo o quello che temiamo, semplicemente perché lo alimentiamo di continuo. No, non voglio che mi succeda qua, non voglio che mi succeda qua, non voglio che mi succeda qua, mi succede quello. È come a scuola, non voglio alimentarmi, non voglio alimentarmi, non voglio alimentarmi, mi interno. A scuola io avevo un segreto. Sì, sì, sì. Io avevo un segreto per non farmi interrogare. Però non voglio. Chi è che va ancora a scuola che glielo svelo? Sapete qual era? No, no, ero molto più ignorante lì, ero molto più filone, mi mettevo in prima fila. Non sto scherzando, in prima fila, e quando la maestra cominciava a dire chi è che interrogo io? La maestra andava a cercare come il cane da trifola, da tartufo, andava a scavare. Peccato! Carla! Oh! Perché era quella che faceva? No, perché no? Perché certi professori, quasi tutti, non vanno a cercare quello che sanno. E voi immaginate, io ero, allora, avevo l'unica materia, avevo 10 di chimica, non so nemmeno cosa sia la chimica, però alle prime, io cosa facevo? Ha fatto una domanda, io sapevo solo rispondere a una domanda, quando me l'ha fatta quella volta l'ho risposto benissimo, e da quel momento io sono diventato con la professoressa quello bravo, e io prendevo tutti i bei voti. Cavolate pazienti, cioè ragazzi, vi è successo anche questa roba qua. Come noi pregiudichiamo le situazioni. Sapete quell'esperimento che hanno fatto in America, che ha preso due classi? Ma sapete qual è l'esperimento di... Allora non ve lo dico, se non lo sapete. Lo volete sapere? Sì! Ok. Hanno preso due classi, l'hanno divise, e praticamente i bambini avevano tutti lo stesso quoziente intellettivo uguale, più o meno uguale, a posto di più o meno uguale. E hanno preso due maestri, due insegnanti, e hanno detto, uno gli ha detto, guarda, purtroppo dobbiamo dare una classe di ciucci, la gente non capisce niente, però tu puoi aiutare, e l'altro ha detto, boh, la tua classe, la classe di genio, vedrai che spaccherai tutto. Poi è successo che alla fine dei 3 mesi, 4 mesi, quelli che erano considerati ciucci, erano molto più ciucci, perché il loro insegnante diceva, ma sei tanto se io non capisco niente, quindi si proprio, lasciamo stare, che intanto... L'altro invece che aveva dei super geni si è sentito e sapevano molte più cose, erano molto più formati, più intelligenti. La stessa classe, cioè la stessa quoziente intellettivo, ma c'era pregiudizio dell'insegnante. E quindi quando le persone pregiudicano il network è perché dentro di loro c'è qualche cosa che gli lega a uno stato emotivo, a una situazione, a un'esperienza, o vissuta direttamente o indirettamente. Bene, adesso usciamo da sto pantano, sennò la prossima volta. Abbiamo ancora un quarto d'ora, vero? Sì, abbondante. 20 minuti. Ce la facciamo? No, sono 30. Sono 30. 25. Vedete come siete pignoli, eh? Vi lascio così io, così qua. No. Ok. Dov'è? Perché sono arrivato? Aspetta. Adesso passo 10 minuti a ricordarmi. Ah, che le unisce o divide le classi, i bambini, non c'entra niente però. Il network unisce o divide. Vabbè, perché sopra da lei il desiderio, ok, bene. È vero? Quindi cambia il desiderio. E quindi anche quando arrivo a casa, che devo a tutti i costi portare a casa dei risultati, perché sennò i miei figli, mia moglie, mio marito, i miei vicini di casa, i cani, i gatti ce l'avranno con me, secondo voi che è stato emotivo o no? E cosa genererò? Preoccupazione o desiderio? Ok, e come si agisce o decide in stato di preoccupazione e agitazione? Diciamo che energia. Quindi io metto, agisco male, poco o niente. Male perché magari non sono organizzato, mi faccio prendere dall'ansia, poco perché faccio poco, niente perché è il passaggio dopo, perché quando cominciano ad avere risultati e a casa vinco loro e cominciano a dirmi, ma vedi, visto è, a quel punto lì vinco loro, non vinto loro, e lì è
depressione. Perfetto. K, O. E li mollate, però quando mollate, e lo so che qualcuno di voi mollerà, vi faccio la foto stasera perché ve lo ricorderò, perché qualcuno di voi mollerà, forse. E quando mollate, le persone mollano, non è che si prendono la responsabilità del suo stato di vita, no, è colpa dell'upline, è colpa dell'azienda, è colpa del network, è la truffa, e lo dicono anche l'amico, lascia stare, non... e l'amico ci crede. Perché è più facile credere che è una truffa che non funziona piuttosto che mettersi lì, alzare il culo e andarselo a prendere. Perché è successo, si può tenere, ma bisogna alzare il culo per andarselo a prendere. Perché sennò saremmo tutti felici, tutti entusiasti, ma la vita è questa. Buonasera, ma non che fa neanche un lavoro. Sì, è vero, infatti non lavoro, facciamo un'attività. Il lavoro è... Sì, okay. Non fa un cazzo. Bene. Invece lavorare è farsi mazzo, sottopagati, tante ore e non perdere lo stipendio, quello è il lavoro, vai, yeah. Perché la mentalità, attenzione ragazzi, è mentalità quella. Quindi quando è KO, lì c'è la parola game over. E la colpa è ovviamente degli altri, perché il cervello deve dare un alibi, una scusa plausibile per non dirti sei un pirla. Nel senso buono, non offendetevi. Perché potevi lavorare qua. Però a volte non è vero perché non c'è lo strumento. Non c'è la conoscenza, ma qua oggi la conoscenza l'avete. Vai ha deciso di intraprendere, e chi è che ha fatto network qua? A parte tu lo sai. Ok, vi posso fare una domanda e mi risponde, tu hai fatto network? Cosa hai fatto? Non dirlo, eh? Dillo, ormai l'hai detto. Non dirlo! L'hai detto? Ah, vabbè, ma 20 anni fa. Allora, la formazione che vi davano com'era? Nulla. Chi è che ha detto nulla? Perché Fabio dice sempre che per crescere fuori devi crescere prima dentro. E tutta la formazione della Bay University. Uno dice, ma chi me lo fa fare per la domenica la Bay University dell'LST? A proposito, LST 24 novembre qua. Penso con Bay University. L'abbiamo scritto nella chat. Cini non te l'ha detto? L'abbiamo deciso tra tutti gli ambiti, adesso 24 novembre. Io sono appena ritornato a Roma, la sacca di Taschino. Perdonatemi, vado a Fuerteventura. No, questa non ho. Questa non ho, sono io. Questo non fa caldo. No, non fa caldo, non si sta bene. Novembre è il mese migliore. Tempo bruttissimo. Vabbè, torniamo qua. E qua... anche domenica venire ad Alessandria, c'è quello appelato che parla, che palle. Anche la dottoressa che palle. Quindi proprio mi chiede come sto, lo vede che sto bene. Ok, è facile dire che pesantezza, però ragazzi, o lo fate per voi o lo fate per voi, nessuno. Anche lì, devo portare un evento? No! Voi dovete cercare quella persona che è la prima a decidere di venire agli eventi. Non dovete cercare quelle persone che obbligate a venire agli eventi. Alessia, qualcuno ti dice che c'è l'NST da andare? Cosa fai te? Appena lo vedi? È vero, ci sei iscritto domenica? No, vedi? Perché non mi sto scherzando. Perché vi vedo io, eh? Ok? Quindi voi dovete cercare quelle persone affamate che sono le prime a dire Mario, dimmi quando c'è il prossimo evento che mi scrivo. Non c'è ancora, dimmelo lo stesso che mi scrivo. Dovete scrivere, iscrivimi. Voi siete un po' così? Se non siete così, il network non funziona, perché tutto dovete avere quella sensazione, come dice Nick, e vi dico una cosa perché ci sono delle persone nuove e ve lo dico perché è fondamentale questa cosa qua, vi auguro di parlare anche voi. Quando dico lo dice Nick, lo dice Blake, lo dice Fabio, è perché sono tutte parole che sono diventate dei million dollar moment nella mia testa e quindi creano il mio modo di agire, ok? E negli eventi voi ricevete quelle botte lì, sono delle scosse elettriche. E Nick all'ultimo Vitality ha detto dovete seguire intenzionalmente un piano di sviluppo personale. Intenzionalmente. Quindi voi dovete decidere per primi di voler crescere a livello personale e di conseguenza ottenere risultati.
intenziona, cioè la parola intenzione. Intenzione crea un'azione, non è la motivazione mi dà l'energia, ma è l'intenzione. La motivazione è il perché. L'intenzione è di realizzare il mio perché. Se c'è la motivazione, non c'è l'intenzione? Ah, sono motivato, e poi? Però, siccome la vita è duale, c'è caldo, freddo, alto, basso, bello, brutto, giorno, notte, ricordatevi sempre che la depressione non esiste, è l'assenza di entusiasmo. Come Einstein diceva, che il freddo non esiste, è l'assenza di calore. Il buio non esiste, è l'assenza di luce. Quindi la depressione è l'assenza di entusiasmo. Quindi il KO, se noi vogliamo, diventa ok. Si può? Sì, perché fa parte della natura. Come si fa a diventare un KO, ok? Chi ti interessa? Ve lo dico all'LST. Chi è che c'era l'ultimo LST? Ma ricordate il gioco sugli stati emotivi? Ma ricordate? E il prossimo LST sarà ancora più... Eh? Bene? Carlo, ci sei? Così, buonanotte. Va bene. Ok, bene. Desiderio. Quindi desiderio, se c'ho il desiderio, come agisco? Chi è che me l'ha detto? Ha fatto Ezio, cioè non è che fosse bene. Primo... L'hai fatta chiudere te o è tra quelli che l'ha fatta chiudere prima? Hai smesso prima? No, ma non ha chiuso. Ha chiuso il mercato italiano perché la leadership italiana ha fatto delle cose che non... L'azienda c'è ancora e funziona anche... Vai. Quindi, desiderio, come agirò? Bene. Pianificato. Tanto. Costante. Perché sarò animato dal voglio. Entusiasmo, a manetta, yeah, yeah. Come direbbe il milanese imbruttito? No, non lo dico. È una cosa di cosa lui. No. Niente, non lo dico dopo. Non posso. C'è gente che mi ascolta. Una parola che non si può dire. Andate su YouTube e cercate il milanese imbruttito. Ok, bene. Come si fa? Mi parli i pennarelli. Federico, dove hai messo i pennarelli? Ma è stato tutto lì? Tutto? Sei sicuro? Bello? Logo anche il telefono. Ok, bene, concludiamo qua. Come si fa a mantenere quell'entusiasmo? C'è uno strumento, ci sono tanti strumenti. Il primo è il vostro sonno. Il vostro perché, ok? L'avete settato, l'avete scritto bene? Perché quando sono qua, se io cambio l'immagine mentale, porto qua, seguo questa. Se sono preoccupato, devo cambiare lavoro perché se no voglio cambiare lavoro perché? E vi vedete dentro il vostro sonno e ve lo immaginate, ve lo vivete, perché il nostro cervello non fa differenza tra quello che vede e quello che immagina di vedere, perché quello che succede fuori lui lo trasforma in immagini mentali, però lo colora un po' come cacchio vuole, gli dà il valore come cacchio vuole. Mi è mai capitata una discussione dove tu dici una cosa e l'altra persona dice una cosa contraria? Nella stessa situazione, perché uno la vede da qua e l'altro la vede da là. Chi è che ha ragione? Tutti e due, sua moglie, a prescindere. Avete ragione tutti, solo che uno la vede col filtro della sua esperienza, delle sue credenze, della sua cultura, della sua educazione, e l'altro, vi faccio un esempio, c'è qualcuno di voi che è musulmano? Senza nessuno? Ok, per un musulmano è normale che una donna vada in giro con, come si chiama? Ok, per un cristiano è assurdo, però chi è che ha ragione? Tutti e due, in base alla loro credenza, alla loro religione, alla loro cultura. Non ha ragione nessuno, hanno ragione tutti e due. Però, no, secondo me le donne devono andare in giro, secondo me le donne vanno... Cioè, e quella battaglia non porta da nessuna parte. Non cercate di convincere le persone, perché se loro... Non dovete convincere le persone, voi dovete influenzare le persone.
attraverso il vostro comportamento, entusiasmo, mettendomi in sfida. E poi le cose succedono quando siete settati. Come si fa? Quanti minuti ancora? 7, porca miseria, allora si va avanti. Vi interessa? Sì. Non fate sentire con entusiasmo? Sì. Porca miseria, che entusiasmo, veramente oggi. Ho detto delle parolacce oggi. No. Ok, quindi, sogno. Cosa, allora adesso vi do la posologia, mi va? Sogno, io metto qua GST così voi sapete di cosa parlo, ok? Quindi, prima cosa, uno, visualizzazione. Come deve essere questa visualizzazione? Sì, si chiama vividamente vissuta. Quando Fabio fa fare tutte le visualizzazioni della premiazione sul palco di Vitali, chi è che l'ha mai fatta quella visualizzazione? Ok, che sensazioni provate? Ma immaginate con la traccia giusta, rivederla, risentirla, fino a che la vivete e nel vostro corpo diventa vera. E quindi questa visualizzazione vividamente vissuta va fatta tutte le volte che volete. Alla sera prima di andare a dormire e al mattino quando vi svegliate, a pranzo, a cena, alla domenica? No, domenica no. Quando si rivede? No, rivede no. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E va ripetuta. Poi un'altra cosa che vi consiglio sono le vision board. Vi fate? Chi è che ha fatto la corsa, l'ultima corsa con Fabio Run to Global? Chi è che c'era nella classe speciale? Ok. Vi ricordate che vi ha fatto chiedere la vision board? Creare quel collage di foto con la vostra... Dovete ricciare. Perfetto, stessa cosa, create una vision board con le immagini reali delle cose che volete ottenere e ve la fate girare, ok? Possono essere cose materiali, io ad esempio ho cose materiali, ho i miei mentori, c'è Fabio, ci sono tutte le persone. Quando vedete che gira, quella è la mia vision board, ce l'ho sia come salvaschermo, sia nello schermo del telefono, sia al mattino quando mi alzo 5 minuti me la guardo. E mentre la guardo là mi collego all'emozione, all'energia di quel sogno lì. Quindi visualizzazione, la cosa che vi porta dall'altra parte è quando siete riconoscerlo e portatevi dietro il GST, portatevi dietro un'immagine che vi ricorda il GST. Ed è quello che vi permetterà di andare avanti. Ma realizzare il GST, non scappare da una cosa che non vi piace, perché se pensate di scappare da una cosa che non vi piace, alimentate quella e quella tornerà nella vostra vita. Noi nella vita teniamo solo due cose: ciò che desideriamo o ciò che temiamo. Da che cosa dipende? Chiudo con questa, raccontandovi una storia e poi prepariamo le testimonianze. C'era un... questo qui si ambienta in America, in una riserva indiana, c'è il capo indiano, il vecchio, il saggio, e sta parlando con suo nipote. E il nipote gli chiede, capite cosa gli chiede? Come funziona la vita? E il vecchio indiano gli dice, la vita è come... due lupi, dietro di noi ci sono due lupi, uno bianco e uno nero. Quello bianco si alimenta con gioia, entusiasmo, passione, amore, costanza, e quello nero si alimenta con rabbia, paura, frustrazione, depressione, odio. E la mia richiede,
chi è che vince? E lui gli risponde: dipende quello che tu alimenti di più. Grazie.